Ciao amici del Trillo, e oggi vi faccio la review, la prima review della mia vita di un prodotto. In questo caso è l'N810 della Nokia, l'internet tablet. Allora, nella che poi vedremo, vi danno anche il supporto da macchina. Direi veramente scomodo, perché per inserirlo dobbiamo aprirlo e poi forzare, far scorrere questo indietro. Però insomma è una cosa un po' veramente strana, brutta e scomoda. Il classico aggancio, questo vedete, quello della Nokia, lo riconoscerete chiunque ha avuto un accessorio originale Nokia. Questo come si compra e si mette da parte. Panno per pulire il display, una custodia fatta bene, piccola, che copre perfettamente il dispositivo, però almeno per quanto mi riguarda è dubbio gusto per quanto riguarda il colore e esterno, questo grigio, e soprattutto dentro, che è azzurra turchese. Non so come gli è venuto in mente di fare una cosa del genere a mamma Nokia, però l'ha fatta. Comunque, custodia molto utile, non ingrandisce le dimensioni del dispositivo oltremodo quando la mettiamo. Danno anche il cavo di connessione micro USB, danno il caricabatterie, una pennina di ricambio, niente, diciamo, confezione abbastanza standard, se non è per il supporto d'auto, perché questo dispositivo ha anche il GPS integrato. Io ancora non ho né testato, anche perché non l'ho fatto uscire di casa ancora, né so che programmi utilizzano e come può funzionare la navigazione, però poi vedremo magari nei prossimi giorni. Io ce l'ho soltanto da ieri sera, quindi ancora non ho avuto tempo di fare tutte queste prove. Allora, il dispositivo, sopra troviamo zoom più e meno, sia per le pagine internet, oppure può funzionare per il volume quando lo usiamo come player, tasto per la visualizzazione a schermo intero, tasto accensione e spegnimento, tasto per bloccare e sbloccare la tastiera. Laterali le due casse, una a destra e una a sinistra. Qua troviamo jack per le cuffie 3,5, ingresso per l'alimentazione, e sotto questa barrettina che serve per il posizionamento, per sorreggere il tablet in posizione, diciamo, obliqua, non verticale, troviamo lo slot qua sotto, scusate, per le mini SD. Io non ho una da 4 giga, una mini SD HC da 4 giga, e il laterale trovate l'ingresso per il micro USB. Frontalmente, sensore della luminosità, la fotocamerina e due tasti per la navigazione. In alto il LED di stato, si può impostare per notificarci magari l'arrivo delle nuove mail, oppure per far vedere quando, come ora, sembra spento il dispositivo, invece in realtà è acceso, ma è soltanto in stand by. Possiamo metterlo che lampeggia di azzurro. Insomma, molto, molto carino e utile il LED. Il pennino in alto sul lato destro lo trovate. Andiamo a vedere le funzionalità, più che mai menu, no, di questo dispositivo, che è la cosa un po' più carina. Scusate, zoom un pochino per magari vi permetto di vedere un pochino meglio quello che faccio sul dispositivo. Incliniamolo ancora un po', oddio, la risoluzione fa piuttosto schifo, però questo è, e questo ho a disposizione in questo momento per farvelo vedere. Allora, il software che monta questo internet table, come anche tutti gli altri internet table, è una distribuzione di Maemo, una distribuzione di Linux che si chiama Maemo, scusate. E questa distribuzione è anche questa versione qui, 2008, si può mettere anche sull'N800, cioè la versione precedente questa dell'internet table, ahimè non si può mettere nel 770, che era in mio possesso fino a qualche giorno fa. Non ho personalizzato molto, è tutto personalizzabile, si possono spostare le varie applet da mettere sulla, ora qui senza voler ho aperto l'orologio, va bene, lasciamo stare, si possono spostare le applet, si può decidere quale applet avere sul display oppure se non avere niente, insomma tutto è personalizzabile, anche i menu sono personalizzabili. Io ho lasciato quelli standard, diciamo, che danno loro all'acquisto. Nel primo troviamo visualizzazione rubrica, messaggi email, chat, nel secondo quello vero e proprio di internet, quindi con apri una nuova finestra browser e i preferiti, Google,
Poi sottotroviamo quello che è vera e propria la gestione del dispositivo, cioè selezione personale, anche questi sono tutti personalizzabili, è lasciato un po' così, ancora li devo organizzare per bene. Mappa, lettore multimediale, e immagini, per esempio andiamo a vedere come si visualizzano le immagini con il suo, quello vi danno insieme, però vi ricordo che sul sito Nokia, è sul sito anzi di Maemo, è possibile scaricare tantissimi programmi, tant'è che io alcuni li ho già messi. Questo per esempio è il programma per vedere le foto che vi danno loro di default, però ciò non toglie che potete mettere qualsiasi altro programma, tanto quelli per Linux sono tutti gratis, quindi nessun problema. Quando cliccate anche con le dita da una parte all'altra, ovviamente cambia l'immagine che si sta visualizzando. Per farla tornare piccolina basta un paio di tap, ecco, un tap centrale e torna tutto normale, ovviamente vari menu per cancellare la foto, va bene, ma quello non stiamo a vedere di preciso. Poi per esempio un player, un lettore multimediale, mPlayer per esempio l'ho messo io, è un altro player per i video, orologio, Media Box, Media Center, questo è un Media Center, quindi per utilizzare il dispositivo come un Media Center, io ne ho messi due, ho messo questo e un altro che vedremo dopo, a me esteticamente piace di più l'altro, però anche questo devo dire che non è fatto niente male. E vedi, lui fa looking media, no? Sta facendo il check di quello che ha, sound, multimedia card 1, MP3, qui si può andare a cambiare ovviamente quello si vuole vedere, video, vedi, non so, per esempio facciamo partire, boh, cosa facciamo partire? Quello dell'N810, vai, prenderemo il... ecco, lo faccio vedere. Ora, scusate la qualità video che fa piuttosto schifo, però sul dispositivo veramente la risoluzione è ottima, il display è meraviglioso, luminosissimo e anzi non so nemmeno a quanto ho messo la luminosità, e comunque si vede molto 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 bene. Qui su questo programma non è possibile vedere, almeno io non sono riuscito a vedere le cose a tutto schermo. Ecco, invece vedi, se ce l'ho appena fatta, sono io, non ci capisco nulla, scusate, bastava cliccare il tastino, ho detto prima appunto, per la visualizzazione a tutto schermo, invece sull'altro mi sbagliavo perché basta fare un tap centrale, quindi premiamo il nostro tastino e così andiamo avanti. Per esempio andiamo alla sezione musica, sound, take me down, non so, va bene, queste sono un po' di roba, non so nemmeno che ci ho messo, questa mi sa che è la loro perché io non ce l'ho messa questa roba, quindi queste saranno musiche che hanno deciso di mettere loro. Non so nemmeno come si ferma questo, tra l'altro, ma tanto ci interessa poco. Qui sono BBC, va bene, le varie radio, la visualizzazione di foto, come vedete rimane in background il... riesco a zoomare oppure mettere a tutto schermo, rimane in background la musica, che però a me mi ha già stufato questa musica, quindi bisogna trovare il pezzo di fermarla in qualche maniera. Anche mi sono messo a fare la review di un, questo va bene, l'orario, le impostazioni, qui si possono cambiare le varie folder, va bene, dove andare a trovare i file. Allora, come si farà a uscire? Non lo so. Con il tastino indietro ovviamente si esce. Però questo insomma non ci volevo perdere troppo tempo perché non mi piace particolarmente, volevo farvi vedere invece per esempio altri programmi installabili su questo aggeggio, camera, oppure anzi prima facciamo un po' di navigazione, questo Metallica Reload, va bene, è partito ma noi non volevamo, andiamo a vedere una nuova finestra browser così vediamo com'è la navigazione in internet. Allora, ora andremo, ovviamente lui apre. Io tengo sempre la barra in basso, questa qua che vedete con l'indirizzo, non è detto che anche voi la dobbiate tenere, si può comunque eliminare nella visualizzazione a schermo intero. Comunque andiamo direttamente, si potrebbe utilizzare la tastiera sotto, utilizziamola, va bene, così vi faccio anche vedere un po' come funziona. È illuminata, la tastiera sotto, www.il trillo.com, va bene, io ce l'ho già, quindi selezioniamo uno e lui si connette. Ora io sto usando la connessione wifi che ho in casa, ma sinceramente è già abbastanza sotto stress perché sta già lavorando a fare altro. Allora, questa è la visualizzazione per esempio del Trillo, entriamo nella room vendo.
supporta benissimo il flash, questo dispositivo, quindi nessun problema per le